Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo Riccione D. Oggi ho un sacco di cose da mostrarvi. Ho deciso di fare il video in cui vi mostro tutte le cose che ho acquistato e ho portato dall'Italia per quanto riguarda i capelli. No, in realtà non sono proprio tutte perché ci sono tre cose che ho dovuto lasciare fuori perché sono prodotti nuovissimi che ancora non vi posso mostrare. Però diciamo che queste sono le cose che ho portato e che sto utilizzando qua in America o che ho appena acquistato e che non vedo l'ora di provare insieme a voi. Partiamo dal lavaggio. Ho acquistato qua uno shampoo di Maui, il brand è Maui, mi fa molto ridere perché anche il gattino, anche la gattina qua nera bellissima si chiama Maui, mi fa sempre sorridere quando lo utilizzo, penso a lei, dolcina. Comunque, questo è uno shampoo che è considerato tra un low poo e un purificante perché non è leggerissimo, cioè comunque è più forte di un low poo e per alcuni potrebbe essere appunto un low poo più forte, per qualcun altro invece può essere un final wash, quindi dipende un po' dalla vostra cute. Fatto sta che lo sto utilizzando, mi sta piacendo ed è quello con olio di cocco. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace anche il profumo. Ogni tanto lo trovo un po' tanto aggressivo, infatti lo alterno con altri prodotti, con un altro shampoo. Per quanto riguarda invece togliere i nodi, allora ultimamente sto togliendo i nodi prima di entrare in doccia, prima di lavarmi i capelli, però quando ho tanti nodi o quando semplicemente non devo togliere i nodi ma voglio comunque i capelli più districati, utilizzo questa maschera di Fito. È una maschera jojoba, è una maschera che si chiama Fito Joba e mi piace, cioè non è la mia maschera preferita, a dire la verità, però ce l'avevo in casa, dovevo finirla, era tipo a metà, quindi ho detto vabbè, portiamola, almeno non mi occupa così tanto spazio e soprattutto è a metà, quindi pesa pure meno. Maschera sì che utilizzo subito dopo lo shampoo, non ne utilizzo tantissimo, lo utilizzo un goccino nelle lunghezze, nelle punte. Per quanto riguarda il leave-in, ho portato il mio leave-in preferito, mi piace tantissimo questo leave-in ed è quello di As I Am. È un leave-in che ho quasi finito, ma raga, lo amo, mi piace tantissimissimo. È probabilmente uno dei miei leave-in preferiti di sempre e niente, mi dispiace di averlo finito. Lo ricomprerò sicuramente una volta ritornata in Italia perché purtroppo non posso comprare altri prodotti qua, cioè sono già proprio full con la valigia. Avevo anche pensato appunto di mandare dei prodotti perché ne ho acquistati troppi, ne ho troppi e non ho spazio e non ho soprattutto il peso disponibile per poter avere e comprare altri prodotti. Vabbè, come spazzola ho una delle mie spazzole preferite, la Tangle Teaser, rosa, è morbida, mi districa bene i capelli, parto ovviamente sempre dalle punte e vado su. Ultimamente appunto la sto utilizzando su capelli asciutti, però va benissimissimo anche su capelli bagnati. Fino a poche settimane fa la utilizzavo solo su capelli bagnati, quindi va bene sia per un caso sia per l'altro. Poi prodotti nuovi, allora, Core Smith, ho deciso di prendere questo che è tipo super famoso ed è una maschera da utilizzare su capelli asciutti. Per tanti è molto simile ad Olaplex. Io non l'ho trovato simile ad Olaplex, però l'ho provato soltanto una volta, quindi devo provarlo ancora per darvi la mia impressione, la mia opinione. Però è un prodotto davvero davvero tanto tanto famoso. Ve lo metto qua così ve lo mostro meglio. Altro prodotto di Core Smith che ho è il gel. È uno styling gel Soufflé, anche lui molto 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 famoso. L'ho utilizzato solo due volte anche lui. Mi è piaciuto, però voglio darvi più informazioni più avanti. Avendo finito il leave-in di As I Am, ho pensato di acquistarne un altro e ho deciso di prendere questo di Shea Moisture. Avevo pensato di comprare anche quello, però appunto come vi dicevo prima non ho spazio per due leave-in, quindi ho detto cosa faccio? Dai, prendiamone uno nuovo molto molto recensito e molto famoso qua in America. Questo davvero ha un sacco di recensioni, raga, tantissime. Dovrebbe essere un leave-in idratante quasi da tutti i giorni da utilizzare su capello bagnato. Noto che è davvero molto liquido, talmente tanto liquido che è a spray. Sono curiosa di provarlo, raga. Questo non l'ho neanche ancora provato, mi è arrivato ieri. Crema styling, questo di Camille Rose, è una crema styling idratante. L'ho utilizzato anche lui due volte, ancora
troppo poco per darvi una mia opinione. Anche lui prodotto va veramente super recensito e super famoso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete un video di un prodotto in particolare. Io pensavo di fare Col Smith, ma se mi dite che volete saperne di più su questa crema, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Altra cosa che ho acquistato, e questo ve l'avevo fatto anche vedere nell'ultimo Rich Lady, sono stati questi, cioè sono queste pinzette per sollevare le radici. Sono fatte apposta, sono state pensate proprio per creare volume alle radici. Sono curiosa, non so bene ancora come si utilizzano al meglio. Comunque, come vedete, allora io pensavo fossero un po' più magiche, un po' più particolari, invece sono semplicemente delle pinzette normali. Sono due parti e non una, hanno un buco in mezzo, insomma. Secondo me potrebbero davvero fare la differenza. Anche loro erano molto famose e recensite molto molto bene, in modo molto positivo. Poi altra cosa nuova che ho acquistato sono queste. Allora, raga, ma perché nessuno mi ha detto di acquistarle prima? Ma sono fighissime, sono queste pinzette. Allora, queste mollette. Premetto che le mie mollette le ho perse, non so ancora dove le ho perse, che fine hanno fatto, dove sono andate a finire. Di solito non perdo niente, invece sono riuscita a perdere queste due pinzette. Tra l'altro, proprio il momento in cui ho detto, ah, io non perdo, ho pensato il giorno prima, come sono brava, io non perdo mai niente, questa pinzetta non l'ho mai persa, ce l'ho sempre questa molletta, la utilizzo tutti i giorni e non l'ho persa. Il giorno dopo è andata via, cioè è proprio... Secondo me ha preso ed è andata via con le sue gambe, perché non è possibile. Ho perso due mollette, quindi ho deciso di acquistarne altre. Ho acquistato anche altre mollette, ma non ve le consiglio, non mi piacciono per niente, quindi non ve le mostro neanche. Però queste invece sì, mi sono piaciute tantissimo. Sono tonde, le descrivono fatte un po' a polipo, a polpo. Ed effettivamente sono fighe perché non vanno a schiacciare troppo il capello. Fossero ancora più grosse, ancora più tonde, sarebbero state perfette, ancora meglio. Però già così mi piacciono perché non stringono, appunto, non vanno a rovinare il riccio. E niente, raga, mi piacciono tantissimo, tantissimissimo. Le ho sempre cercate così, un po' più tonde. Non ho mai acquistato mollette piccole con poco spazio qua. In generale mi piace che abbiano un po' di spazio e mi piace che non abbiano ghirigori o cose strane che tirano il capello. Queste non male, non male. Se le trovo su Amazon Italia ve le metto nella vetrina, ma in generale, come sempre, andate a spulciare la vetrina di Amazon perché l'aggiorno sempre, ci sono tantissime cose. Al di là dei prodotti per capelli, anche tante altre cose che vi consiglio, che ho acquistato e che appunto vi metto nella vetrina Amazon. Queste erano tutte le cosine che ho qua, o quasi, quasi tutte le cosine che ho qua, che utilizzo qua in America. Fatemi sapere appunto se volete un video particolare, se volete un feedback da parte mia. Io spero di avervi tenuto compagnia con questo velocissimo Rich Lady. Vi abbraccio forte 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 e ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao!